I lavori di Via Mariotti si stanno concludendo, come vedete la realizzazione del marciapiede è terminata, abbiamo asfaltato questa settimana l'ultimo pezzo di ciclabile che si interseca alla statale e questo giovedì e venerdì concluderemo con la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale, per poi appunto per sabato terminare tutti i lavori. Contemporaneamente a questo ci sposteremo all'interno della zona di Sant'Orso, precisamente su via Sant'Eusebio e via Bellandra, dove faremo praticamente un prolungamento di quella che è la ciclabile che viene da via Soncino, quindi in curva si prolungherà un tratto di ciclabile a doppio senso. Verrà realizzato un attraversamento pedonale con degli autobloccanti, importante di una bella dimensione proprio per mettere ulteriormente sicurezza alle persone che lo attraverseranno sia in bici ma anche a piedi. E poco dopo, in prossimità di quella che è via Bellandra, quindi nell'intersezione tra via Sant'Eusebio e via Bellandra, verrà realizzata una rotatoria sormontabile, proprio per favorire e mettere in sicurezza quello che è l'accesso in tutte le zone anche del quartiere dove andremo a lavorare, perché via Bellandra a suo tempo avrà ulteriori interventi, quindi sono previsti degli altri attraversamenti rialzati, quindi attraversamenti che permetteranno di ridurre la velocità su quell'asse, oltre che di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti, perché tutta quella zona che riguarderà via Sant'Eusebio, via Bellandra e infine via Galileo Galilei sarà considerata una zona 30. Successivamente a questo ci sposteremo quindi dopo la prima settimana di ottobre su via Galileo Galilei. Chiedo già scusa alla cittadinanza perché siamo arrivati un po' lunghi con questo lavoro e soprattutto interferiamo anche con quello che è il momento scolastico, perché essendo in prossimità di una scuola, qualche disagio per 15-20 giorni lo avremo, ma poi sarà concluso un lavoro molto importante anche per gli stessi bambini di messa in sicurezza. Su via Galileo Galilei, proprio nel tratto tra la scuola e diciamo un'altra via che si interseca più avanti, faremo un attraversamento rialzato a senso di marcia alternato, quindi ci sarà un restringimento proprio per decelerare la via. E successivamente, nella parte invece più alta, diciamo lato monte, ci sarà un ulteriore attraversamento rialzato. Verrà rifatta in tutte queste vie che ho citato, verrà rifatto l'asfalto. Ecco che ci saranno delle porte d'accesso zona 30, quindi verranno costituite all'interno di questo perimetro 6 porte d'accesso zona 30, proprio perché quel quartiere ha la necessità di essere messo in sicurezza, non solo per i residenti che ci abitano e si affacciano e si trovano già l'auto in prossimità di casa, ma soprattutto per tutte le persone che anche dalla periferia transitano ogni giorno verso la città.